Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova sessione di In linea con Investire. Mi sono spostato di ufficio perché appunto l'ufficio dove facevo la vecchia sessione, insomma, di In linea con Investire di fatto è preso in qualche modo dalla macchina per minare i Bitcoin. Come sapete, insomma, la stiamo facendo girare, fa comunque un discreto rumore, quindi in realtà mi sono spostato in quest'altra area del nostro ufficio. Vedo che vi siete collegati. Ho notato, insomma, che il video della settimana scorsa con riferimento al mercato immobiliare e Bitcoin è andato piuttosto bene. Insomma, ci sono stati diversi like, diverse condivisioni, un po' di visualizzazione, quindi sono contento di come sta andando questa nuova rubrica. Quello che vedete in questo momento è il nostro sito, voglio parlarvi di un po' di cose. Nel frattempo, ovviamente, se ci fossero delle domande da parte di qualcuno di voi, vi voglio dare voce, come già abbiamo fatto più volte. Vedo collegate un po' di persone, Valerio che non è mai intervenuto. Insomma, siete in tanti a partecipare, ma in pochi a partecipare, diciamo, attivamente. Questo non è un webinar sul trading, è un webinar, diciamo, dove si discute di investimenti in termini generali. Bene, allora andiamo avanti. Allora, parliamo prima, diciamo, di attendere quelle che sono le vostre domande e magari attendere chi vuole iniziare a intervenire. Io volevo farvi vedere alcuni articoli di cui oggi ho parlato, insomma, che ho scritto nella giornata di oggi, che secondo me sono estremamente interessanti. Il primo è questo, ed è quello della diversificazione, cioè su come si deve andare a diversificare, secondo me, nel mondo di oggi, nel come è cambiato, insomma, il mercato nell'ultimo periodo. Ecco, una cosa alla quale ci tengo particolarmente è questa. Come vedete su Facebook, ma in generale sui social media, ho notato che c'è un proliferare sempre maggiore di persone, insomma, che si propongono nella consulenza agli investimenti, anche i consulenti indipendenti, di cui per oggi, ad oggi, insomma, non esiste ancora un albo. Ecco, sono sempre di più le persone che cercano di fare consulenza in questo ambito. Io allora, per diversificare un attimo quello che è il nostro lavoro e per darci comunque un valore, ho voluto pubblicare questa che è un estratto dal sito della Consob che mostra le imprese di investimento comunitarie senza succursale. Ecco, ho voluto sottolineare questa cosa: servizi esercitabili in Italia, consulenza in materia di investimenti. Ecco, questo secondo me deve essere un punto dal quale partire, nel senso che questo è l'ufficio dove lavora Riccardo, qui io faccio parte del comitato investimenti. Ecco, giusto per dirvi, insomma, che tra alcune realtà, insomma, ci sono diverse persone che chiedono statement piuttosto che cose certificate e quant'altro. Ecco, noi abbiamo una vera qualifica che, appunto, come potete vedere, anche emerge diciamo, dal sito della Consob. Tra l'altro, non mi avete detto, soltanto Mirko mi segnala che non si vedeva il mio schermo. Ecco, adesso si vede. Ecco, questo secondo me è un punto veramente importante, nel senso che qui trovate qualcosa, appunto, come dicevo, sulla diversificazione, ma soprattutto il discorso legato, appunto, ai servizi esercitabili in Italia, proprio dal sito della Consob, che, insomma, non sono in molti nel nostro ambito ad avere una licenza di questo tipo. Bene, allora io ovviamente mi affido a chi volesse intervenire, rispondo a qualche domanda visto che me le state facendo. C'è Andrea che mi dice: ma i Bitcoin dove sono? Mica ce li hai mostrati. No, i Bitcoin non ve li ho mostrati perché ovviamente vi abbiamo mostrato. Tra l'altro c'è questo video. Allora, poi ovviamente Andrea, se hai un microfono e quant'altro, dimmelo che ti faccio partecipare. Però abbiamo fatto
dovrebbe essere qui in Società e Comunicazione. C'è questo video che ve lo mando, così almeno lo potete avere tutti quanti. No, non è qua. Allora, no, sarà qua in Bitcoin e criptovalute. Eccolo qua. Qui c'è proprio una spiegazione e un video dove trovate appunto la macchina che mina insomma i Bitcoin. Vedete, andando avanti un pochettino, vedete proprio il video fatto. Non so se l'avete visto, se ve lo siete perso, però diciamo, vediamo se si aggiorna la macchina appunto che mina i Bitcoin. Adesso vediamo un attimo se si carica. Vediamo. Interessante secondo me eccolo qua, lo vedete, qui c'è proprio la macchina che li mina. Ovviamente non si può, questi vengono poi caricati su un wallet. Ecco, secondo me è una cosa interessante anche da vedere. La vedremo tra l'altro nel corso sulle criptovalute che terremo a Bologna il 4 di novembre. Quindi, insomma, per chi fosse interessato, secondo me questa è una cosa interessante. Ci tengo a dire che non è un corso, un corso di diciamo di trading, ma è proprio la spiegazione di come funziona la blockchain delle varie criptovalute, Ethereum, Bitcoin e quant'altro. Quindi, insomma, le basi, eccetera, eccetera. E investire a livello appunto di trading è proprio soltanto un modulo, ma non penso che occuperà tantissimo tempo, nel senso che in realtà oggi quello che c'è da capire è come si mina, come funziona e qual è la tecnologia che c'è dietro. Questo è il vero valore, secondo me, da apprendere. Poi per fare trading alla fine si può fare trading su qualunque cosa. Mirko mi dice: io dovrei comprare ed usare a casa al posto della caldaia. Beh, voi non ci crederete, ma oggi vi do qualche dato. Poi ovviamente chi vuole intervenire, mi raccomando, ditemelo che vi faccio intervenire. Allora, praticamente vi dico una stupidata, oggi qui fa più caldo rispetto ai giorni scorsi, quindi in realtà le temperature esterne, da dove poi di fatto viene preso insomma l'aria, vedete che ci sono questi condotti di aerazione, in questo momento che fa molto più caldo, vedete, io sono in camicia, fa veramente caldo, l'aria fuori è più calda, quindi tutto questo processo, le ventole vanno più forte, l'efficienza si riduce. E noi abbiamo, diciamo, dei termometri che misurano la temperatura appunto di questa macchina, insomma, si sono alzate di circa 10 gradi, quindi siamo vicini agli 80 gradi di riscaldamento, insomma, che non è poco, nel senso, come cosa, e quindi in realtà giustamente Mirko dice: dovrei sostituirla rispetto alla caldaia. Io penso che in quella sala non avremo bisogno di accendere il riscaldamento quest'inverno. Quindi diciamo che è vero che da un lato consuma, ma è altrettanto vero che in realtà non hai la necessità di accendere i termosifoni, insomma, anche perché l'aria che esce poi di fatto, vediamo se si riesce a vedere, dalla macchina, è estremamente calda, quindi basta semplicemente reindirizzarla all'interno della cosa. Rispondo a Matteo, mi chiede dove sono. No, semplicemente sono nella stanza a fianco rispetto a questa dove si trova Luca, che vedete adesso, che è un'altra stanza appunto dei nostri uffici. Quindi in realtà sono semplicemente in un'altra stanza. Bene, abbiamo parlato del corso su come investire nel modo giusto, appunto, e della licenza appunto ottenuta in Italia con i servizi di investimento. Torno a parlare, visto che oggi vi vedo un pochettino titubante. Francesca, mi scrivi, ma non vuoi intervenire, che avremmo piacere a sentire la tua voce, visto che partecipi a quasi tutti i nostri webinar. Facci sapere. Erika, Federico, Rossano, insomma, vediamo chi vuole intervenire, chi ha domande. Nel frattempo, voglio parlarvi di questo articolo che ho fatto su Cominar.
Perché, come vedete, tra l'altro, appunto, ho riportato il grafico, c'era stato questo crollo in seguito al taglio dei dividendi e poi i prezzi sono tornati sopra. Io proprio avevo deciso di acquistare sotto il livello di 13, quindi a 12,96 con un discreto profitto. Ecco perché ho fatto questo. Poi in realtà ci sono tutta una serie di cose che ho segnalato. C'era stato questo downgrade da parte di BRS. In realtà c'era stato anche, oltre al downgrade, la riduzione del piano di dividendi. Qui si trova però che il valore di Libro è di 0,64. Ora, se noi volessimo fare un ragionamento molto semplice, provo a prendere la calcolatrice, se volessimo prezzare questa azienda senza avviamento e sul valore di Libro, andando a prendere il valore attuale di oggi che è 13,68, non è precisissimo questo calcolo che faccio, però comunque dovrebbe essere indicativo, no? Diviso 0,64, che è il valore di Libro, ci dice che questa azienda dovrebbe valere indicativamente 21,37 euro. Ecco, in realtà questo non è così preciso, non è così corretto, in quanto di fatto questo dato, ovviamente con quelli che sono i dividendi che vengono spesi di volta in volta, ma sono comunque intorno a 1,20 euro, cade 20 durante l'anno, insomma, questo potrebbe dire che il titolo potrebbe valere intorno ai 20 dollari canadesi. Questo è il valore di Libro. È interessante perché comunque in realtà i margini, così come scrivo all'interno dell'articolo, stanno migliorando, sono migliorati, e l'idea è quella di ridurre l'indebitamento nel breve. Quindi diciamo che questo taglio di dividendi è favorevole dal punto di vista fiscale e diciamo dovrebbe creare maggiori margini per il futuro. Nicola mi chiede se possiamo rifare il conto. Sì, ma ve lo faccio più approfondito se vi interessa. Tra l'altro, Nicola, se hai un microfono, dimmelo che vi faccio intervenire. Quindi non vi preoccupate su questo, che questa è proprio una trasmissione che io vorrei fosse, diciamo, una sorta di trasmissione radiofonica, insomma. Allora, nel frattempo arrivano. Allora, Nicola dice: appena comperato, settimana prossima sono sul pezzo. Va bene. Allora è price to book ratio. Dobbiamo vedere statistics. Price to book 0,66. Quindi prendiamolo su un valore corretto. Allora, Erika dice: non faccio domande perché non conosco la materia, ma non è un problema questo. Cioè, questo è proprio un momento di confronto, secondo me. Price to book, vedete, 0,66. Questo, secondo me, è estremamente importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo a prendere i financial, provo ad aprirlo in un'altra scheda. Questi sono i balance sheet, nel senso sheet sarebbe meglio dire, perché sheet è un'altra cosa. Andiamo a vedere se ci sono i dati aggiornati, se no li prendiamo dal bilancio, perché secondo me questo è un lavoro che, a prescindere che sia fatto su Cominar o su un altro, su un altro titolo, è un qualcosa che secondo me è estremamente importante proprio a livello diciamo di tutti i titoli che si devono considerare, nel senso che questo oggi lo facciamo su Cominar, ma lo possiamo fare tranquillamente su qualunque altra azienda. Vediamo se ci sono gli annual reports. Eccolo qua, annual report. Questo è il modo corretto per fare uno studio sugli investimenti, cioè andare sul sito della società, andare nella sezione Investor Relations e poi andare nella sezione annual report, che vuol dire il bilancio. Tra l'altro Matteo mi fa capire che lui invece l'inglese lo parla, e come, perché si è messo a ridere. Allora,
Mentre si carica, ovviamente sono file molto grandi. Qui di solito si cercano parole tipo asset o adesso aspettiamo che si carichi, che è un documento piuttosto ampio. Allora, il punto qual è? E adesso lo andiamo a vedere. Il conteggio che ci chiede Nicola è quello del price to book, no? Adesso andiamo a vedere il book, ovvero questo documento che è il bilancio. Il prezzo in questo momento è lo 0,66%, quindi io non ho fatto nient'altro che fare un calcolo molto molto semplice. Ho preso il prezzo attuale che batte in questo momento, che è 13,68. 13 per 68, ho fatto semplicemente una proporzione. La proporzione di fatto è dividere per 0,66 e ottenere qual è il valore effettivo di bilancio, quindi 20,72 in questo caso. Ovviamente i dati si aggiornano e quindi ovviamente poi cambia il discorso. Però diciamo questo è un pochettino il valore che dovrebbe essere attribuito. Vediamo se, allora, vediamo, Daniele dice, e qui, allora, Daniele che ci scrive nel frattempo, volevo chiederti, tu hai un microfono per poter intervenire? Che secondo me la tua domanda è, vale la pena di farla a tutti quanti, vorrei che la facessi tu. Allora, asset balance. Vediamo, vedete, si cerca all'interno del bilancio. Oh. Questa è la pagina che ci interessa, che è Consolidated Balance Sheet, cioè il bilancio consolidato. Daniele dice: sì, ma ho raffreddore. Allora la riprendo dopo la tua domanda. Finiamo questo ragionamento. Questo è il bilancio consolidato. Andiamo a vedere le voci che ci interessano. A me interessa la sezione degli asset, 8 miliardi e 2. Sono dollari canadesi, però anche il titolo è quotato in dollari canadesi, quindi non ci interessa. Vediamo un pochettino. Cash and cash equivalents, eccetera, eccetera, tutta roba che ci interessa fino a un certo punto. Quello che ci interessa sono le properties under development, eccetera, eccetera, 7 miliardi e 8. Goodwill non ci interessa, joint venture non ci interessa, held for sale, eccetera, eccetera. Però facciamo un valore conservativo che è quello dei soldi in cassa, che sono pochi, sono 9 milioni, vedete, sono thousands of Canadian dollars, quindi dobbiamo aggiungere 3 zeri, 9 milioni di cassa più 7 miliardi di patrimonio, quindi facciamo finta che sono 7,8 miliardi. Uno direbbe: cavolo, ma allora il titolo deve valere tanto. No, attenzione, perché ci sono anche i passivi all'interno dei bilanci, no? Quindi da qualche parte più in basso troveremo le liabilities. Liabilities sono le passività. Le passività, come vedete, ci sono questi debiti, questi altri debiti. Bank borrowings, sono prestiti, eccetera, eccetera, tax liabilities, ma sono 11 milioni, poca roba. Quindi facciamo finta di valutare tutto. Un'analisi, adesso non andatelo a dire alla Bocconi, che se mi sente un professore alla Bocconi mi insulta, però facciamo finta che ce ne freghiamo, no? Però diciamo che un'analisi fatta, passatemi il termine, alla Carlona, alla buona, perché poi ovviamente si può approfondire all'infinito, però un'analisi alla Carlona mi dice che gli asset buoni sono questi e i debiti veri sono questi. Quindi prendo il massimo dei debiti e prendo solo una parte dell'attivo. Quindi facciamo questo calcolo: 7.812 sono milioni in questo caso, meno 4.472. Ok?
3,34, 3334, me lo segno, 3340. Ok? Questo valore è un valore di fatto dell'attivo, no? Cioè, diciamo, di quello che rimane alla unit holders equity, quindi è il patrimonio netto, se vogliamo valutarlo così. Lo troviamo qua, 3 milioni e 8, cioè 3 miliardi e 8, io lo valuto soltanto 3 miliardi e 3, quindi sono un po' più conservativo. La domanda a questo punto è: ma quanto vale in borsa questo titolo? Vediamo. Vale 2 miliardi e 54. Ora, se ne volessimo fare una proporzione, se noi volessimo fare una proporzione, potremmo dire che 13,67, 13,67, che è il prezzo attuale, sta a che cosa? Come X sta a. Non ve lo faccio io sto ragionamento. Allora, abbiamo detto modalità pen. Allora, abbiamo detto 3340. Ok. Oh, bravo Federico. Sta a 3340, giusto? E il valore dall'altra parte, quindi il valore dell'azienda, secondo Google Finance, è 2,54 billions. Quindi qua noi andiamo a mettere 2,54. È chiaro per tutti? Allora, chiedono chi. Sì, ci sono le colleghe che sono qua. Insomma, purtroppo oggi va così. Però non vi preoccupate, Rossano, che insomma, cercherò di parlare un po' più alto. Oh, ci risponde anche Enrico Dasgupta, che ha già fatto il calcolo. Allora, quindi questo calcolo, Enrico, è giusto? Lo prendo per buono? Vediamo se mi conferma. Poi se hai il microfono ti faccio intervenire. Enrico dice che se noi moltiplichiamo 13,67 per 33,40 diviso 2,54, il risultato, quindi x, è uguale a 22,28. 22,28. Ok? Questa è una prima indicazione. Ok, Nicola dice: abbiamo tralasciato una serie di poste sensibili del bilancio. Assolutamente giusto. 2540 mi segnala Enrico. Quindi diciamo in milioni, mancavano tre zeri. Quindi spero che sia chiaro per tutti, però diciamo questa qua è una prima analisi approssimativa. Però secondo me è già un'analisi indicativa di quello che è diciamo, quello che potrebbe essere un valore degli asset. Poi molto spesso cambia, nel senso che ci sono tutta una serie di cose da considerare. Io non ho considerato la crescita, non ho considerato praticamente niente. Però quello che secondo me stupisce in questo momento è che il titolo appare di fatto sottovalutato. Quindi, insomma, questo mi sembra un buon punto dal quale partire. Spero che vi abbia convinto, insomma, questo tipo di analisi. Poi, ovviamente, come in tutte le cose, si può aver ragione, si può sbagliare, eccetera, eccetera. Mi chiedete se secondo me Buffett le ha. Andrea, ma non ce l'hai un microfono? Fammi vedere, ce l'hai un microfono? Fammi vedere se vuoi. No, non ce l'hai. Ok. Allora, praticamente, Andrea dice: ma secondo te Buffett ce li ha questi titoli? Ma in realtà noi stiamo, come sapete, rinnovando il nostro sito da qualche tempo. Abbiamo scritto oltre 200.000 parole di contenuti originali. Ci sarà una parte sui certificati, ci sarà una parte su tutta una serie di cose. Ecco, la cosa interessante qual è?
che ci sarà una sezione, e questo ve lo anticipo, insomma, che si chiamerà Guru Monitor, quindi insomma, dove andremo a vedere i vari investitori che tipo di titoli hanno in portafoglio. Molti lo sanno, per dire, Buffett ha in portafoglio Apple, ha in portafoglio Kraft, ce ne ha, insomma, però avremo proprio un dettaglio dei vari portafogli dei più importanti investitori. Secondo me questa è una cosa utile in generale per vedere. Daniele ci ricorda giustamente che ha anche Cattolica Assicurazioni. In realtà, il nostro amico che ha fatto un articolo bellissimo sulle small, andatevelo a leggere questo articolo, che è quello sulle small cap. Lui aveva individuato un'altra azienda che è Vittoria Assicurazioni. Ora vediamo se Buffett ha in pancia, tra l'altro, anche un REIT americano che fa lo stesso mestiere di Cominar, ma in America. Quindi in realtà è un qualcosa che piace anche a lui, diciamo, il fatto della rendita mensile. Adesso non ricordo bene il nome di questo titolo, però vediamo un attimo, abbiamo Cattolica Assicurazioni, ok? E poi che fa più 17,24, cosa? Ovviamente qui c'è stato questo passaggio di mano piuttosto forte, quindi un upside così significativo, secondo me è vero che nei prossimi giorni potrebbe continuare, ma diciamo il valore appunto è quello di 17 più 17%, insomma è un valore piuttosto importante e bisognerà vedere, insomma sicuramente il suo investimento in questo momento diciamo che ha fruttato per il momento, insomma staremo a vedere poi se questo continuerà ad essere così. Tra l'altro Enrico ci dice che in realtà il calcolo che aveva fatto prima era sbagliato e fa 17,97. Aia Enrico, aia 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 aia. Quindi insomma c'è questo errore, insomma. Lo facciamo al volo così lo controlliamo assieme. Guardate, si fa così, molto molto semplice. Così vediamo che sia giusto per tutti. Allora, calcolatrice, si fa quello che abbiamo detto prima, quindi 13,67, 13,67 per 3,340, che era il valore, diviso 2000. 540 17,97, questo è il calcolo corretto, quindi $18 canadesi per azioni potrebbe essere un prezzo equo calcolato in maniera abbastanza conservativa, diciamo, questa è un po' l'idea. Bene, andiamo avanti. Allora, stavamo dicendo Cattolica. Vediamo se Buffett ha fatto bene. Cattolica, società di assicurazione, e poi ne dobbiamo aprire un altro, ovvero, quindi andiamo a aprire un altro Google Finance. Google Finance, lo mettiamo qua a fianco e ci mettiamo il, come si chiamava, il titolo che ha invece individuato il nostro amico che è Vittoria Assicurazioni. Quindi questo titolo. Andiamo a vedere se è buono. Vittoria Assicurazioni. Beh, Vittoria Assicurazioni a una prima analisi vale la metà rispetto a Cattolica Assicurazioni. Quindi vale 798 milioni contro 1,5 miliardi di società Cattolica di Assicurazioni. Questa, diciamo, è la prima differenza. La seconda differenza che evidenzio è il PE di Cattolica Società Assicurazioni oltre 20, che secondo me per un assicurativo è piuttosto alto, e il PE di Vittoria Assicurazioni invece molto molto interessante in area 6,25, quindi un valore molto più significativo, molto più interessante. Se guardate l'utile per azioni di questa azienda che fa 8,58 come valore di 0,36 centesimi, Vittoria Assicurazioni fa 1,89 euro. Per il momento non mi sembra che Buffett abbia acquistato
il miglior titolo assicurativo. Come si fa a fare un paragone? Secondo me dovremmo andare a prendere un benchmark di mercato. Un benchmark di mercato, secondo me, potrebbe essere Generali. Generali, come sapete, è l'assicurazione più importante che c'è in Italia, nel senso che rappresenta comunque il terzo gruppo assicurativo in Europa e i multipli cui quota Generali potrebbero essere in linea con il mercato. Quindi diciamo multipli corretti. Il dato è interessante. Margine operativo 8, margine netto 2,89, quindi dei costi importanti, nonostante un PE basso di 11,62. Queste sono aziende che hanno pochi potenziali di crescita perché di fatto quello che possono fare, insomma, è sempre lo stesso, insomma, sappiamo che l'attività è molto simile, però diciamo che ha un rapporto prezzo-utili molto interessante. Quindi, su quello che possiamo vedere, in questo momento l'azienda migliore a livello assicurativo è proprio Cattolica Assicurazioni, che è anche molto più flessibile, ha 1500 dipendenti, a differenza di Generali, che ne avrà 73.000. Quindi, insomma, due tipi di strutture molto molto differenti. Quindi, a mio avviso, quello che vediamo in questa fase è che probabilmente Buffett ha investito nel titolo, diciamo, di queste Vittoria Assicurazioni, invece Buffett ha comprato questa che è Cattolica Assicurazioni. Qui c'è stato probabilmente un qualcosa che secondo me ha una possibilità di upside meno interessante. Quindi, se devo dare il mio modesto parere sulla base di quello che io so e di quello che io vedo, in maniera abbastanza superficiale, perché non dimentichiamoci che questa analisi che ho fatto è assolutamente superficiale, ovvero non sono andato a prendere i bilanci, non sono andato a vedere i piani industriali e ci ho messo 5 minuti. Ecco, il problema qual è? Che quando si fanno investimenti di questo tipo, forse sarebbe corretto investire un'ora, 2 ore, 3 ore del proprio tempo per andare a fare una valutazione un po' più puntigliosa. Quindi, al momento la situazione è quella che vediamo, ovvero con Vittoria Assicurazioni in pole position, Generali al secondo posto e Cattolica al terzo posto. Quindi, insomma, questa è un po' la mia idea. Quindi Enrico mi dice: devi vedere anche a che prezzo ha rilevato il 9% del capitale, ovvero a 7,31 euro. Facciamo un'ulteriore proporzione. Se noi andiamo a prendere la calcolatrice, al prezzo che l'ha pagata Buffett, che è 7,31, se Enrico non ci tradisce, vuol dire che diciamo il valore 7,31 diviso 8,58, facciamo questa proporzione, fa 0,8519 per 23,79, che è il PE che vediamo adesso, otteniamo comunque che Buffett l'ha comprata con un PE di 20, quindi in ogni caso sarebbe stata sotto, diciamo, sotto, cioè più cara rispetto ad altre realtà. Probabilmente c'era un interesse nella ristrutturazione, c'era un interesse nel fare una serie di cose che noi magari non sappiamo, quindi è il motivo per il quale oggi il mercato premia questa mossa. Però oggettivamente, secondo me, sulla base di quello che è noto e che io non conosco altro, mi sembra che in Italia c'erano cose un pochettino più interessanti, però ovviamente potrei sbagliarmi. Per il momento, diciamo, comunque lui ha fatto un più 20% e quindi è stato lui bravo. Vediamo qua la cosa. Comprato, vedete, qui c'era un'opportunità perché lui ha potuto comprare il 9% dalla Popolare di Vicenza.
che è fallita. Quindi, diciamo, sono quelle operazioni che sono disponibili solo per i ricchi. Il problema è che noi oggi, se dovessimo diventare soci di questa azienda, dovremmo pagare il 17% in più. Quindi è normale che Buffett l'ha voluta comprare a sconto. 7,35. Oh, oggi Enrico perdi i colpi, 7,35 l'ha pagata, non 7,31. Eccetera, eccetera, eccetera. A livello di consulenza, visto che ne stavamo parlando, so che su questo il mio amico Enrico che ci sente non sarà d'accordo con me, ma io lo dico lo stesso, no? Tra l'altro, Enrico, ce l'hai un microfono? Vediamo se ce l'ha un microfono, Enrico. Purtroppo no, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Io qua stavo dicendo appunto i consigli per investire nel modo giusto, e appunto vi parlavamo delle coaching personalizzate, eccetera, eccetera. Il punto è che oggi è importante, secondo me, anche disporre di liquidità. Secondo me, la liquidità in un mercato che è così tirato è un valore. No? Perché allora vediamo essere Warren Buffett sulle lettere degli azionisti, eccetera, eccetera. Allora, il dividendo non è tutto. Questa è una cosa interessante che riprendo anche nell'articolo. Fatemi vedere la liquidità. Comunque, in buona sostanza, lui ha oltre 100 miliardi di liquidità e secondo me questo è un valore, nel senso che in un momento in cui i tassi sono a zero e i mercati sono così tirati come li vediamo oggi, effettivamente mantenere un portafoglio della liquidità potrebbe essere veramente una scelta brillante. Io, per esempio, sebbene abbia investimenti in IFIS, in Plus 500, IG, Cominar e quant'altro, sono liquido per gran parte del mio portafoglio, quindi insomma sono d'accordo con questa scelta. La liquidità è una scelta, quindi non è una cosa sbagliata averla o meno. Riprendiamo invece la domanda dell'amico Daniele che mi dice, scusate che la riprendo. Mi dice di parlare dei dati relativi alla disoccupazione, o meglio, della creazione di nuovi posti di lavoro. Come sapete, oggi è il primo venerdì del mese ed escono i dati che vengono comunemente chiamati non farm payrolls, quindi praticamente i dati sulla situazione occupazionale negli Stati Uniti. Come potete vedere, ci sono stati dei dati piuttosto negativi. Soprattutto per la creazione di buste paga nel settore non agricolo, mentre invece è stato buono il dato relativo alla disoccupazione, che è passata dal 4,4 il mese precedente al 4,2, con un diciamo battendo proprio le stime. La realtà è che il numero di buste paga, quindi in realtà la creazione di nuovi posti di lavoro, è stato depurato dal settore stagionale, di tutto sotto queste balle qua che abbiamo parlato, di cui ne abbiamo parlato diverse volte. Abbiamo avuto, diciamo, un calo di buste paga ed era veramente da tempo che non si vedeva. Quindi questo è un segnale di scricchiolio che comunque i mercati americani stanno in qualche modo scontando. In realtà non in maniera così importante, però comunque diciamo, c'è un primo sconto. Insomma, la conferma di dati negativi di questo tipo insomma, potrebbe causare insomma, un piccolo ritracciamento sui mercati. Stare liquidi è un'ottima opportunità, che è diverso stare liquidi che andare short, eh? Quindi attenzione perché segnali di inversione ancora non ne abbiamo avuti. Allora, Andrea, ce l'hai un microfono? Allora, Andrea non può parlare perché dichiara di essere in ufficio con altre 20 persone, quindi non può assolutamente parlare. Va bene, allora non diciamo il tuo cognome, però dice starai lavorando. Bravo Andrea. Allora,
Leggiamo quello che ci dice. Allora, Andrea dice: questa settimana, smanettando in internet, ho visto diversi siti credibili che parlano dei cosiddetti software robot per operazioni binarie in automatico, dove vedi il tuo capitale salire a vista d'occhio mentre sei al mare a prendere il sole o in barca con una bella bionda. Cosa ne pensi in merito? Sono tutte bufale o c'è qualcosa di vero? Beh, vorrei che qualcuno di voi intervenisse, insomma, su questo. Cioè, c'è qualcuno che vuole investire. Quindi praticamente ci sarebbe un sistema che, ricapitolando, tu metti dei soldi, questi soldi salgono, tu sei al mare e con una bella in barca, con una bella bionda, eccetera, eccetera. Oh, a parte che io vi posso garantire che al mare, con una bella bionda, su una barca i soldi generalmente si spendono. Però fatemi stare zitto, perché il nostro socio, in realtà, non Luca, ma un altro, in realtà ha la barca, tutto, fa lo skipper, eccetera, eccetera, e vi posso assicurare che questo tipo di attività sono estremamente costose. Enrico dice: un mio cliente credulone ci ha provato con 500 euro e ha perso tutto. Ecco, giustamente, come ci dice Rossano, non esistono pasti gratis, nel senso che vedete, noi adesso abbiamo fatto uno studio molto grossolano sulle azioni, come diciamo sulle azioni e su altri titoli. Siamo andati a vedere i dati di bilancio. Uno studio approfondito di questo tipo, comunque, comporta del tempo e dello studio, quindi è evidente che non è possibile una cosa di questo tipo, e molto spesso queste cose sono quelle che vengono definiti schema Ponzi, quindi all'inizio vengono pagati i primi clienti che ne parlano con gli altri, poi alla fine tutto quanto collassa. Un esempio di schema Ponzi è stato quello che ha fatto Madoff, ma ce ne sono tantissimi nella storia. Insomma, ve lo mando così almeno ve lo leggete, ma immagino che tutti quanti sappiate un pochettino come funziona. Andrea dice che anche lui fa lo skipper d'estate con le barche degli altri. Non posso riportare il commento successivo perché, Andrea, ricordiamoci sempre, ci sono anche delle signore collegate. E dunque andiamo avanti. Non esistono pasti gratis, diceva Rossano. Sono d'accordo con questo. E anche Mirko dice: purtroppo nessuno regala niente. Il discorso, quello legato ai Bitcoin, al fatto di minare, in realtà tu stai fornendo tecnologia, quindi è vero che sei pagato per questo, ma la tecnologia che acquisti la paghi, ci vuole expertise, ci vuole corrente, ci vuole tutto, e stai comunque all'interno di un progetto diverso. Quindi quello è vero. Il discorso che da lì estrai valore, però estrai valore effettivamente da un qualcosa di tangibile, non c'è una tecnica dietro segreta, un indicatore speciale, quindi una cosa un po' diversa. Poi ovviamente vi dico, anche in questo caso non c'è un c'è sempre un rischio, perché vedete, se noi adesso, poi chi verrà al corso glielo faremo vedere, però se il prezzo del Bitcoin oggi è 4.300 dollari è un conto, ma se il prezzo andasse a 2.000 dollari, tutto quello che abbiamo, e questo lo spiega bene Luca nel video che vi ho fatto vedere, questo discorso viene a crollare, nel senso che con un Bitcoin a 2000 dollari non so quanto possa essere conveniente mettersi a minare. E poi magari si possono fare altre cose, perché poi nel corso lo spiegheremo, cioè non è che sei obbligato a fare quella cosa lì, puoi fare mille altre cose nell'ambito delle criptovalute. Ce lo spiegheremo, spiegheranno gli altri, perché io sarò discente, quindi sarò, come ho detto più volte, spettatore, come l'arbitro, uno spettatore non pagante. Quindi la cosa, quindi
Andiamo avanti a leggere le varie operazioni. Mirko dice: comunque ho un amico che fa il programmatore per robot sulle opzioni binarie. E dice: lui stesso mi ha detto che i soldi in quei sistemi non ce li metto. Rossano dice: più che altro vendere l'idea di guadagnare senza far nulla e saper far nulla è così impossibile che meriterebbero una denuncia per truffa. Beh, sono tante le cose che si trovano su internet. L'ho detto precedentemente quando avevo preso questo articolo e appunto avevo parlato del tipo di investimenti fatti nella maniera giusta. Ecco. Per ottenere una licenza di questo tipo, quindi un'impresa di investimento comunitaria, eccetera, eccetera, ottenere questo tipo di autorizzazioni proprio dal sito della Consob, vi assicuro che i controlli sono veramente rigorosi su tutto quello che si fa, su tutto quello che sono la documentazione, ci vuole un titolo di studio, ci vuole un'esperienza comprovata, insomma, non è una cosa semplice. Quindi il consiglio proprio più di una volta è quello di affidarvi a dei professionisti. C'è qualche professionista che ci ascolta, per esempio Enrico che ci segue, lui ovviamente che lavora per un intermediario importante, ha sicuramente dovuto sostenere una serie di esami, l'esame l'ha fatto sicuramente e si è dovuto formare in maniera adeguata, quindi quello sicuramente. Bene, dai, oggi abbiamo visto un sacco di cose, nessuno di voi ha voluto intervenire, cioè avete i microfoni rotti, la febbre, mi avete scritto di tutto. La febbre, la webcam e tutto quanto. Bene, io oggi tra l'altro ho anche un impegno. Spero di avervi dato comunque un po' di valore all'interno di questa sessione. Ho un impegno a Milano questa sera, quindi in realtà per me per oggi può bastare qua, visto che non vi vedo particolarmente attivi. Nel weekend, se riesco, pubblico la registrazione. Insomma, spero che possiate condividerla, insomma, e aiutarci a far salire un pochettino le visite del sito, che già sta andando molto bene, però ci piacerebbe fosse ancora più visitato. Detto questo, mi raccomando, continuate a venire sul nostro sito e a venirti appunto sul nostro sito e perché a breve, nel giro di una settimana, 10 giorni, insomma, uscirà il sito completamente rinnovato, sarà veramente fichissimo. Allora, rispondo a qualche domanda che ci sono. Rossano dice che ci sta pubblicizzando perché ha ricevuto la maglietta. Ve la faccio vedere la maglietta. Allora, la maglietta è questa qua, la maglietta I'm a Trader. Era un po' più grasso in questa foto. Insomma, questa qui è la maglietta che regaliamo poi a chi acquista un corso sul sito formazionetrading.com. Allora, c'è Daniele che vuole intervenire. Daniele, ti faccio partecipare subito. Ce l'hai il microfono? Allora, Daniele. Allora, Daniele, eccoti qua. Daniele, puoi parlare? Ti sentiamo. Sì, ciao Enrico. Ciao Daniele, come stai? Ciao, io ho un po' raffreddato. Con questo tempo qua ho un po' raffreddato. Dici. È sempre un piacere parlare con te. Grazie. E volevo chiederti appunto, ritornare su tipo l'euro-dollaro. Secondo te il punto che abbiamo toccato oggi è un punto, secondo te, visto i dati, tutto di svolta? Cioè che l'euro-dollaro per almeno una settimana ritornerà a salire? Allora, io l'ho detto, secondo me il forecaster avrà ragione su questo discorso. Avevamo detto anche con Riccardo Zago la settimana scorsa del livello di 17 come un livello particolarmente interessante per andare long. Secondo me il problema è stato il minuto della BCE, ovvero il fatto che ha portato, ha affossato un pochettino l'euro. Allora, il minute è il verbale, no? Quindi il verbale della BCE è servito
per affossare un pochettino l'euro. Il punto qui, secondo me, è che seguirà la stagionalità, ci sarà un rimbalzo che io mi attendo possa essere un qualcosa di questo tipo, anche come orizzonte temporale, ok? Quindi una roba anche così, ok? E andremo a disegnare un discorso di questo tipo. Quindi questo è un pochettino quello che mi aspetto. Ok, dal punto di vista grafico, quindi mi aspetto questo con successiva rottura. Si può essere attendisti su questo strumento, però secondo me qui avremo poi questo target naturale che è di fatto il ribaltamento della figura. Io non sono bravo come Luca a usare i grafici, quindi io questo è il massimo che riesco a fare, quindi non vogliatemene se non sono capace di prendere le misure giustamente, ma vado abbastanza occhio perché secondo me se c'hai un po' di occhio, bene o male, va bene lo stesso. Però quello che vedremo, secondo me, è una roba di questo tipo, con un'area di target di questo tipo. Considerate che intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, ci sarà famoso rialzo dei tassi, quindi se dovesse cambiare la politica monetaria Fed, quindi restrittiva, rialzo dei tassi di interesse e dall'altro lato politica della BCE di contenimento del tapering, se vogliamo chiamarlo così, quindi di prendere tempo per vedere un po' che cosa succede, i differenziali, questo è un discorso tecnico, si allargano e quindi di fatto gli acquisti dei, diciamo, dei compratori istituzionali vanno in favore di dollaro, generalmente i flussi, la dinamica dei flussi. Quindi, diciamo, questo è un discorso un po' più ampio, però dovrebbe succedere questo. Quindi, per me è long fino a questi livelli, indicativamente, poi secondo me sarà corretto posizionarsi short. Ti ho risposto, Daniele? Sì, da dimenticarsi comunque il livello di 1,20, insomma, che tutti Ah. pensavano che superasse ampiamente il livello di 1,20, perché quando eravamo a quei livelli lì tutti dicevano arriveremo a 1,24, 1,23, invece a mio avviso adesso che tutti si sono convinti di questa cosa, appunto, farà questa figura importante ribassista dopo. Vediamo, vediamo, nel senso di certezze nel mondo non ce ne sono, quindi in realtà ci sono congetture, però secondo me da 1,19 se si vende bene, secondo me. Poi magari vai in stop e perdi, cioè lo stop va messo qua sopra che invalidi la figura, diciamo un po' più in basso. Importante rischio rendimento. Esatto, rischio rendimento favorevole, contratto piccolo, riesci a fare questo tipo di operatività. Questo è un tipo di trading intelligente. Rispondo a qualche altra domanda. Fulvio dice il test spalle che era segnalato in un articolo di qualche giorno fa, l'aveva fatto Marco Di Vita, infatti me lo conferma Rossano, dice anche nella sessione di Marco Di Vita abbiamo detto la stessa cosa. Ecco, Marco Di Vita è molto bravo nello studio della stagionalità e di queste cose. Secondo me avrà ragione, io la penso esattamente come lui, sebbene spesso siamo in disaccordo. E quindi secondo me in questo caso lui avrà ragione. Lui dice che sale fino, vi riporto un po' quello che dice Rossano, secondo la sessione di Marco Di Vita, tra l'altro per chi fosse interessato, potete vedere, non so quanti di voi hanno già un conto con investire.biz o quanti non ce l'hanno con IG o con gli altri partner che abbiamo. Ecco, chi dovesse attivare un conto trading può avere 2 mesi di servizio gratuito tra appunto Trading con Ichimoku, Good Morning DAX e quant'altro e appunto Forecast più Share System a cura di Marco Di Vita che è uno dei servizi che ha avuto maggior successo negli ultimi 2 o 3 anni, insomma un servizio solido che sta andando bene. Ecco, il punto è questo, lui dice bisogna tenere d'occhio il livello di 1,1870 e poi short fino a fine anno. Ecco, se tornate sul grafico che vi avevo fatto vedere prima, a occhio, quello che avevo disegnato, io avevo messo tra 18 e 19, quindi avete senza stare un'ora e mezza sui grafici come Marco, che è un appassionato vero, molto più di me, in realtà diciamo che l'idea è quella lì, cioè il livello è quello lì, 20 più, 20 più meno, però l'idea è corretta. Sarà che Marco ha fatto tanti dei nostri corsi, però in realtà vuol dire che gli abbiamo trasmesso qualcosa, insomma. Quindi no, sono d'accordo su questo. Volevi aggiungere altro?
No, apposta così, diciamo Ecco, che si può poi. sbagliare, Daniele, cioè, questo è un bel trade, concettualmente interessante. Avevamo fatto anche un corso con Io mi sono già messo le long intanto Va sul mio bene, va wallet. bene. Nel breve, long con stop qua sotto puoi andare tranquillamente. Come aveva segnalato, tra l'altro, mi sembra Riccardo Zago. C'è stato un articolo di Riccardo su questo. È corretto, è giusto. Semplicemente ha un orizzonte temporale un po' più breve, Riccardo, su questo, però è corretto. Una cosa, avevamo fatto un corso tempo fa con Bruno Moltrasio, non so se lo conoscete, che si chiamava Giocare ad anticipo su Forex e Indici, che dovrebbe essere anche disponibile su Formazione Trading. Ecco, quel corso proprio ti diceva come a volte può avere senso non seguire l'analisi tecnica che dice che devi andare short qua sotto la rottura della linea del collo, ma anticipare il movimento per avere dei rapporti rischio-rendimento più favorevoli. Ecco, questa è un po', l'idea. Quindi sono d'accordo su tutto quello che abbiamo visto. Anche Bruno Moltrasio, appunto, ci spiegava questa tecnica che non è affatto, stupida, secondo me. Quindi, insomma, bene o male, abbiamo visto un po' di cose. Io, Daniele, ti ringrazio per essere intervenuto perché sennò oggi sarei rimasto qua da solo. Grazie Saluta a te. tutti, saluta tutti. Siete fantastici anche perché sono diventato più profittevole quando vi conosco. È vero? Bene, 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 Ho fatto diversi corsi, quello è un po' frisco. bene. Bello, bello, eh? Molto, molto. Ho imparato a leggere molto i volumi da quei corsi lì. E dopo anche quello di Luca, quello ci ha insegnato per. Come imparare a vedere i bilanci delle aziende, per cui ho Bene. fatto due belle operazioni su delle small cap, Bene. no, veramente. Bene, E sono. credo adesso sto vedendo diverse aziende anche piccoline, ma quando si mettono in moto viaggiano alla grande, Sono le sono small cap sulle quali si fanno i migliori risultati, perché spesso le seguono in pochi, diciamo che non entrano spesso negli screener e quindi sono lì le migliori. Pensa quando noi abbiamo iniziato a seguire IFIS, non so chi lo seguiva, cioè avevamo fatto un report da 59 euro su plus 500 e su IFIS, uno titolo italiano e uno titolo inglese. Ai tempi era, mi sembra, 18 euro IFIS, oggi è circa 45-46, proprio spiegando tutte le varie cose, valeva meno di 1 miliardo, oggi vale, adesso non so, 2 miliardi e rotti. Quindi, insomma, una roba interessante. Erika dice che anche lei la stiamo aiutando. Mi raccomando, ragazzi, ma per la prossima volta ce la facciamo, ad avere un microfono, una webcam. Dai, cacchio, non è difficile. Con un portatile, una roba. Dai, che così almeno lo rendiamo più interattivo. Tra l'altro, a breve mi sa che inizierò anche una trasmissione in radio. E quindi, insomma, mi sto preparando. Insomma, per me questa è una scuola. Dai, vi saluto e niente, buon weekend a tutti. Fate i bravi e mi raccomando, scrivete ogni tanto qualche articolo che non fa mai male e ci aiuta a tutti quanti, insomma, a crescere e a trovare delle opportunità. Per dire, io l'articolo di quel, diciamo, dell'amico che ci ha fatto su questo qui sulle small cap l'ho trovato bellissimo, insomma, con tutti i vari livelli e tutto quanto, insomma. Dai, buon weekend a tutti e divertitevi e riposatevi soprattutto. Ciao, grazie Nico, ciao a tutti. Grazie a voi.